prime Magiocco. Siamo nel 1810 e no, non è vero. Tecnicamente le prime Magiocco sono quelle egiziane, perché Ra e Tefet, cosa, tutte le varie divinità potrebbero essere. Ra, famosa ragazzina che si trasforma. Potere del sole. Tieni, bella bambina, ti darò il potere del falco solare. Dammi l'occhio, Già come cominciamo prego. molto male. Comunque, buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live. Come da titolo si parla della storia delle Magiocco e cominciamo con gli anni 60. In realtà spesso toglierò la webcam perché ho gli occhi che stanno esplodendo, quindi quando tolgo la webcam è perché metto il collirio. Intratterrò Io con non le mi mie ricordo movente. tipo adesso. La sigla di Stilli. No, no, di Stilli, scusa, di Selli. Perché Oddio, sai che la sigla neanch'io, sinceramente? vabbè, quella di Stilli e lo specchio magico ci hanno sfracassato le palle, come con quella delle di Oscar, dato che l'ha Sì, cantata no. quella là, come si chiama? Vabbè, quella. E Quella. vabbè. Comunque, Quella dei Cavalieri del Re. durante la diretta vi darò sempre, come al solito, il contesto più o meno degli anni, magari un pochettino di contesto storico se necessario, però avendo anche fatto la storia dello show in generale, più o meno Sì, il più o contesto meno. rimane indicativamente quello. Le Mao Io ho visto Shoujo. anche che un paio delle opere sono sempre Ribbon, quindi più o meno sempre solite Sì. Le quelle riviste là. Mao Shoujo nascono comunque negli anni 60, quando arrivano in Giappone le serie americane con le streghette. E siccome in Giappone non c'è lo stigma della strega che c'è in Occidente per il cristianesimo, allora hanno deciso di fare storielle per le bimbe in cui ci sono le streghette. Questo è il Infatti, breve diciamo che non c'è veloce contesto. proprio il senso del peccato, perché Renzi la strega vive proprio negli inferi, no? Cioè, tipo va a cercare il figlio di Satana, cioè, tutte queste cose così, quindi dici, ah, vabbè. Fantastico. Esatto, quindi più o meno velocemente questo è il contesto. Se non lo vuole approfondire meglio, c'è il mio video sulla storia delle Mao Shoujo su YouTube. Ah, sì. Sto giro è arrivato prima il video delle live. Ecco. Beh, vabbè, erano una live maledetta, questo, ricordiamolo. Eh sì, il piano era far uscire tutti insieme, ma è andata come è andata. Più o Comunque, meno quando è uscito il video dovevamo fare da live, ma dopo ci sono stati talmente questa live è stata tanti. rimandata di 2 mesi, tipo. Tipo, doveva essere novembre, credo. Ah, perché in chat, Sentiamo se è troppo alto il volume della nuova musica di sottofondo, ditemelo che la regolo. la musica di la live sottofondo. alla stessa gestazione di una delle commission a cui sto lavorando da novembre, che ancora poverina non è stata consegnata, quindi pensate pure il cliente quanto sarà contento. Ma sì, dai, che poi li puoi fare aspettare te, che comunque saranno soddisfatti. Vi dico solo che mi ha detto, vabbè, forse è il caso di cambiare il tema natalizio, dato che è passato. Digli che il Natale è tutto l'anno se ci credi abbastanza, come l'ha lui. Infatti, gli volevo dire, ma guarda, fai finta di essere Mariah Carey e lo spirito del Natale non ti abbandonerà mai. Infatti, ti ricongeli solo ogni tanto. Hai fatto il check audio, Gianluca? Visto che vedi. Comunque, Non mi di sembrava di Shoujo. sentire niente di troppo forte, Allora, a onestamente. posto. Va Il bene. nostro Infatti, genere ho aperto per favorito. sentire la nuova musica, non ho sentito niente a parte le nostre voci. Il mio cervellino piccolino è andato in confusione e quindi ho deciso di spegnere l'audio. Scaduce schede. Scaduce. Se ci credi abbastanza oggi è domenica, infatti. Prima opera di oggi, Selli la maga, questo è l'anime, quindi siamo nel 1966, Toei Animation, primo Mao Shoujo di base, appunto basato sulle storie televisive americane. Gianluca. Ok, allora qua si nota effettivamente il classico stile di quei tempi, quello ancora manga più molto cartunesco, una fusione delle due cose, molto. Non vorrei dire Tezuka no, perché Tezuka non è che aveva propriamente uno stile completamente cartoon, ma si vede l'ispirazione. Che dire? Un po' grottesco, un pochettino, però anche più, tra virgolette, la carinezza nella grottesca, che è una parola adesso, non so parlare oggi, abbiate pietà.
forme molto 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 semplici che vabbè, per carità, magari questo è più la versione dell'anime che, come diciamo sempre, essendo l'animazione, i vari dettagli, i vari tratti si semplificano e di conseguenza questo, ma sto guardando tipo i capelli generale e, come si dice, senza tratti o roba del genere, molto cascosi, ecco. A livello comunque di personaggio, essendo che da quanto ho capito è quello che è considerato uno se non il primo magiocco, appunto, di questa tipologia, è anche abbastanza normale vedere che alla fine sia un personaggio femminile e carino, normale, però con l'aggiunta di, appunto, la cosa dell'accessorio da strega, senza però andare troppo nel, diciamo, personalizzarlo. E un po' era lo stile di quel tempo, un pochettino era anche, perché non è che c'era è una magiocco, quindi deve avere i fiocchetti, deve avere un simbolo magico, roba del genere, era semplicemente, appunto, un primo esperimento. Mi piacciono questi nasi da topo praticamente su alcune persone, che lo rendono certo un pochettino più comico, leggero, e anche un pochettino differenzia tra i personaggi importanti da quelli no, cioè con uno stile così molto quasi animalesco cartoon per i personaggi terziari, te li stacca molto da quelli che sai, dotati di naso. Non saprei che altro aggiungere, perché come al solito man mano che vai tanto in là con i tempi non è che hai tanto neanche da dire. Ah sì, il rosso si vede che è basato sul rosso del sangue della sua personalità, e il giallo dei capelli diverso dal giallo della scopa è di, appunto, per mostrare la sua carattere solare. No, la maggior parte delle volte era semplicemente perché, appunto, dare un non so che di colore alla copertina, e le copertine di solito, cioè il resto del manga era comunque bianco e nero, neanche pensato per dire, ah sì, lo facciamo dopo in anime, super dettagliato, con colori che c'erano, niente da dire, niente di che. Vera signora scura, assolutamente, si vede dal fatto che appena la guardi pensi a Topolino e dici, ah sì, è abbastanza oscuro come personaggio Topolino, per i due. Così, sembra la salopette praticamente. Forse sto vaneggiando, quindi passo la parola prima che il non sapere cosa dire mi mandi a parlare di assolutamente nulla per mezz'ora. In realtà, secondo me è più salopette, a me sembra la versione femminile di Astro Boy. Un pochino. Oh! I capelli del bambino là, assolutamente. Non mi ricordo com'era la sorella di Astro Boy nell'originale, onestamente. Mi chiedi troppo. Comunque, allora, sicuramente comunque è uno stile grafico che ormai abbiamo ben che superato, quindi effettivamente immagino che magari per chi vede per la prima volta questi un attimo ci rimanga, perché non è abituato a queste tipologie di forme e di semplificazioni del viso, ecco. Adesso siamo abituati ad altre cose, che probabilmente, chissà, fra 8 anni sembreranno strane anche queste, chissà. Un giorno lo scopriremo, o forse no. Beh, ma in realtà se vai a vedere tipo gli stili inizi 2000 rispetto magari qualcuno magiocco più recente, o che adesso siamo nella fase del ok, ci sono talmente tante opere di un determinato genere che la maggior parte delle volte, se vuoi fare una storia, devi fare tipo o la parodia o il visto dall'alto, sì. Punto, quindi arrivano design che sono così, però il design comunque sì, c'è sempre stato, secondo me, una grossa evoluzione, mamma mia. Mm-hmm. Sì, cioè, da una parte bisogna pur partire, quindi in realtà ringraziamo. Diciamo che la protagonista ha messo tanto di, appunto, bambolina, ecco. E letteralmente anche i capelli tutti cotonati, ovviamente va a ricalcare quello che è
un'estetica di quel tempo, non soltanto per il disegno, ma anche le capigliature, eccetera, comunque devono collegarsi a quegli anni lì. E quello che mi fa sorridere effettivamente è una tattica che dopo, cioè, l'avevano già introdotta anche con anche nella Disney ovviamente, però la cosa del per far vedere che la protagonista è più carina e più bellina degli altri, allora bruttiamo tutti gli altri in modo tale che sembri ancora più carina di quanto non sia, no? Perché guardo per esempio la bambina, cioè povera, a lei non è neanche stato dato il privilegio di avere gli occhi staccati, no. Beh sì, tra lei e la banda Bassotti là effettivamente non sì. So chi non è una critica, cioè, che sia ben in chiaro, non è una critica, anzi semplicemente mi fa sorridere che è una tecnica che è stata introdotta tempo fa ma che in realtà continua a esserci ancora. E per il resto, allora, sinceramente, appunto, non personalmente mi convince molto molto circa. Effettivamente, come diceva anche Gianluca, prendo una ragazzina con un vestito comunque X e ci piazzo una scopa, ah, incredibile, e adesso è una strega. Però effettivamente... grazie alle conoscenze di Giulio sui supereroi, guardando un po' anche in giro, sono venuta a conoscenza di alcune supereroi che oggettivamente non è che fossero così tanto diversi. Prendo una persona normale, ci metto una mascherina e poi gioco al lotto per capire quali sono i suoi superpoteri. Quindi effettivamente, essendo una cosa che stava nascendo nuova... L'abbiamo visto con alcuni della DC, tipo... Con ecco. Flash, oh, la Flash non mi ricordo, Dennis, se avevamo visto il design originale o meno. Questo metto che ho un vuoto io. Non mi ricordo. Secondo me sì, sai. Secondo me anche. Però sì, no, appunto, era un tipo con il cappellino, quindi siamo là. E per il resto devo dire, ecco, per assurdo... sono molto molto più caratteristici, ok che ovviamente è più semplice per una questione proprio di disegno, piccola premessa, è molto più semplice fare personaggi con per esempio personaggi anziani o personaggi cattivi con dei tratti somatici molto forti, molto importanti, come anche per le caricature, intendo. È molto più semplice disegnare qualcuno che sia somigliante, sa dei tratti somatici molto 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 visibili rispetto a, a una persona che ha dei tratti molto neutri, ecco. Quindi secondo me, cioè, almeno al mio occhio, risultano molto più interessanti per esempio il vecchietto e il cattivo, ma perché sì, hanno potuto esagerare un po' di più, ecco. Sì, no, però... infatti. No, insomma, e Iaci nei tempi d'oro, il cattivo. Esatto. Collegandolo alla precedente. Esatto. Quindi bello, si porta a casa, fine. Sì. Insomma. Comunque non avevamo visto Flash, ma avevamo visto Green Lantern nel suo coso originale, che era il mantello e la mascherina, quindi ok. Ho controllato. Passo la parola. Ma in realtà io lo trovo molto interessante per svariati motivi. Allora, intanto è che in questa fase, secondo me, del manga e degli anime giapponesi, appunto, vediamo un'aderenza molto più stretta a quella che era l'immaginazione e lo stile americano, no? Quindi Batibu, Braccio di Ferro, no? Proprio perché sono di scuola tezuchiana, l'imprinting è quello, ed è molto interessante e molto carino vedere come è proprio palese che questo prodotto sia stato fatto per un pubblico molto giovane, no? In questo caso le bambine, perché ogni personaggio è proprio costruito letteralmente con delle forme geometriche super semplici, super comprensibili, che è vero che danno questo senso un po' di grottesco, di pupazzoso,
Però proprio le geometrie con le quali sono costruiti i personaggi, tipo questa scheda dell'anime, no? Il vecchietto che ha questa testa che in realtà è un triangolo rovesciato e c'ha questo mento molto protuberante, il padre di lei che ha queste corna tipo pseudo capelli cornuti che sono triangoli, il fratellino che è sta palla, no? Con questi ciuffetti e via A proposito dicendo. del padre, è canonico che sia Heihachi Mishima comunque. Cioè, sono Mi interessa di più molto, questo secondo me, aspetto. interessanti proprio a livello di costruzione. È vero che oggi siamo abituati a un'anatomia più corretta, più realistica sotto certi punti di vista, per quanto sia sempre stilizzata, no? Però questi sembrano, cioè, un po' come dicevate voi, Astro Boy, Tezuka in generale, sono begli esercizi di stile, sono begli esercizi in cui praticamente si utilizzano veramente le formine base per poter modellare qualcosa che comunichi determinati messaggi e che sia nel bene o nel male diversificato, no? L'uno dall'altro. E come diceva Ilenia, secondo me super interessante il fatto che sì, Stilli praticamente, sì, Sally, scusate, Stilli, Sally, Stocca, Sally è la più Stoppalli. bellina. Per quale motivo? Perché inizia, perché poi tra l'altro cioè, è proprio palese anche secondo me il riferimento culturale del tempo all'educazione che si voleva impartire alle giovani giapponesi, no? Quindi questi personaggi non sono solo dei carinissimi personaggi, appunto ben costruiti, con queste forme così, ma sono anche in un certo senso lo specchio della società del tempo in cui Prente veniva suggerito attraverso di loro come doveva apparire una ragazza carina, cioè quindi una brava, bella ragazza giapponese, nonostante lei sia bionda, perché ovviamente c'è la supremazia americana, no? Che va ad infettare in un certo senso, a contaminare la cultura giapponese, ovviamente post-bellica, un po' come ha fatto per tutto il resto del mondo, barra Europa, insomma, dopo la vittoria. Però ecco, è molto interessante notare come nel vestiario, nelle modalità, eccetera, eccetera, venga proprio, mi viene da dire, indottrinato, ma suggerito, proprio inizia questo lavoro di suggerimento di come dovrebbe essere, apparire, appunto, una ragazza carina, ma non così perché diceva, vabbè, è meglio se la protagonista è carina, no, proprio perché era già una primitiva strategia di marketing per la quale se la protagonista è carina, anche le lettrici vorranno esserlo e quindi, o le spettatrici vorranno esserlo e quindi si ispireranno, no? Alla nostra protagonista. E da lì, secondo me, parte il filone. Tant'è che, sotto certi punti di vista, il manga si vede che è più acerbo, no? Dell'anime. Dell'anime, perché penso che poi in realtà in questo caso sia reverse, ossia è l'anime che ha generato il manga e non viceversa. Ok. In questi primi casi Partono più o meno il insieme. manga erano, penso, Cioè, ancora partono più o più meno dettagliati. insieme. Però, esatto, perciò credo che sia una cosa un po' più, diciamo, non è che c'era ancora una supremazia, secondo me, di un genere riguardo l'altro. Quindi in questo caso si vede proprio che anche l'anime, scusate, anche il manga non è migliore come a volte, cioè come spesso a me pare che capiti quando vediamo determinati prodotti che dici ok, l'anime è una marchetta e il manga è evidentemente qualitativamente migliore. No, qui si vede che c'è, fra virgolette, un buon 50-50, anzi, addirittura a sfavore del manga, che ha uno stile un po' più, secondo me, un po' più bruttarello, perché Datato, mentre effettivamente. Sally, vero? Perché mentre Sally nell'anime è più, non so come spiegare, è più slanciata, è più delicata, è proprio più graziosa in generale. Qua nel manga è più tozza, è più gonfia, è più sgraziata sotto certi aspetti. Cioè, Molto tezzucosa, effettivamente, sì, perché però anche. Tezuka sapeva disegnare la grazia perché la principessa Sì, Zafiro era no. graziosa, non erano tutte questa specie di patatone, capito? Come si vede nella copertina del manga. Secondo me è che l'autrice non era abbastanza brava, È abbastanza la figlia talentuosa, di diciamo. Braccio di Ferro.
Quindi ecco, tutto qua, però ovviamente non eravamo ancora in quel momento in cui la qualità del media era così alta da poter dire ma che è sta roba, no, quindi c'era questo, il pubblico era molto giovane, veniva letteralmente educato a quella che era la cultura del fumetto in quel momento storico proprio stava nascendo e perciò ci sta. Cioè ci sta che sia imperfetto, ci sta che sia un po' grottesco, però ecco, trovo molto, ripeto, molto molto interessante la costruzione di questi personaggi perché è proprio un esercizio stilistico di forme geometriche. Ci sta. Volete aggiungere qualcosa voi sul manga? Onestamente mi piace meno il design perché capisco che volevano farli tipo Chignon ma sembra che abbia un sedere sulla testa che è un po' così però e soltanto alcuni personaggi se lo possono permettere di avere il sedere sulla sì, testa no, infatti. Madonna tremenda guarda avrei da guardare qualche pagina effettivamente però onestamente così non oltre quello che ha detto Giorgio non ho niente da aggiungere infatti concordo no, allora passiamo in realtà c'è Astro Boy fuso Topolino in basso a destra però fate quello passiamo alla prossima scheda lo specchio magico allora, ma qui... lei che si trasforma sì, il manga è del 62 l'anime del 69 okay. Con tanti sogni racchiusi in sé. Ok. Ci sono. dovevo aprire. Ci sono. Allora, ecco, devo dire che questi che questo stile mi risulta più giocoso, un pochino più sperimentale. Nel senso che appunto quello di prima era proprio più come dire un blocco di creta iniziale. Questo invece vediamo tipo cosa succede se allungo un po' e si sta cominciando a appunto a giocare un pochino con le forme del viso o anche a un po' di anatomia. Quindi è molto molto carino, io sto amando quei due personaggi, penso la sorella e il fratellino piccolo, sono una delle cose più belle che ho visto nell'ultimo mese, bellissimi. A me ricorda tanto Doraemon, ma Doraemon è arrivato dopo. Eh sì, a me ricorda Mafalda, per cui figurati. Ah, okay. Ma cioè, sono bellissimi. Ecco, devo dire la verità, in questo caso, almeno della parte anime per il momento stiamo guardando, mi piacciono molto, molto di più i personaggi secondari che non la protagonista, perché effettivamente è molto complicato, è molto difficile rendere l'idea di appunto una bella ragazza, ma anche un bel ragazzo, deformando troppo i tratti del viso. Quindi questo non è che la protagonista ha questo viso completamente astruso che non si è mai visto, per carità. Semplicemente anche soltanto il fatto di fargli questa guancia molto arrotondata, però subito la parte del mento molto a punta, può risultare un po' sgraziato. C'è la bocca. Mentre se è molto più semplice. C'è la bocca. Com'è? Che riparte dalla narice. Ok, esatto. mentre per gli altri che devono appunto risultare simpatici e non belli, è molto più facile con questa cosa. Quindi comunque, secondo me è molto ammirabile il fatto che ci hanno comunque provato. Cioè c'era una voglia di appunto voglio sperimentare, voglio creare qualcosa di diverso. E effettivamente ci si anche avvicina a quelle che sono le classiche bambine che hanno gli oggetti magici che un po' conosciamo rispetto a prima, comunque.
sempre appunto la, come diceva anche Giorgio prima, secondo me la cosa della bella bambina, brava bambina, appunto con vestita in un certo modo, con le codine e tutto. Però non so, devo dire che c'è questa aura di simpatia che non mi dispiace. E la sua controparte, suppongo, adulta o magica, o adulta e magica. Ecco. cioè, devo dire, ecco, per esempio, si capisce perfettamente che è lei, nonostante non abbia lo stesso taglio di capelli, perché tante volte, almeno in tantissimi manga che ho letto, ma anche anime che ho visto, appunto, è bellissimo perché i bambini hanno sempre quel taglio dei capelli dalle tenere età di 3 anni e mezzo fino ai loro 13/17, hanno sempre lo stesso taglio, incredibile, quindi non mi dispiace, devo dire la verità, nonostante che ormai appunto ha una certa età a livello di opera, come stile lo vedo, cioè non lo vedo troppo invecchiato, ci vedo un po' di un non so qualche. Sarà che quei 2 personaggi su in alto a destra, basta, mi hanno conquistato, non riesco più a... Guarda le mani. Vabbè, non si può avere tutto, cioè nel senso... Quelle mani sono perfette. Sono comunque più belle di alcune mani che ho visto e che ho disegnato. Io non è che ci vuole molto, però comunque... Faccio la parola. No, concordo, è molto... Allora, nella sua parte cartoon è effettivamente molto più approcciabile da un pubblico più odierno, per quanto si vede che quando tende, come diceva Elenia, a rendere il disegno più carino, più realistico, si vede un po' il passaggio dell'età, però ci sta. Non poteva far sì che la protagonista adesso io non ho idea del tipo che sia, però indifferente, personaggio maschile principale, uno dei personaggi maschili principali, siano dei Looney Tunes come tutti gli altri, quindi ci sta. È anche interessante il vedere, essendo che questo non era ancora la fascia di anni in cui si era ben stabilito il... Ah, sì! Una ragazzina qualunque trova un oggetto magico e diventa una ragazza magica che ha quella specifica divisa, quello specifico aspetto. Qua invece molto più, rispetto anche all'esempio di prima, più principesco che non effettivamente una ragazza magica. Che alla fine ci sta, perché essendo un'opera per un pubblico femminile, soprattutto giovane, vai a pensare, ok, quali sono le figure che di solito attirano di più un pubblico giovane femminile, principesse di Oscar, non lo so, non sono un pubblico giovane femminile, quindi non ho idea. e i personaggi cartoon, concordo, sono molto carini, in più hanno tutti tratti di, anatomici che un po' ricordano determinati animali che potresti quindi collegarli al carattere. C'è per esempio questa la ragazzina con gli occhiali che ha la testa un po' a becco come o un uccellino oppure la tartaruga, quindi un po' più lento, un po' più pensatore. Invece il ragazzo in basso a destra con il naso tanto in su come un suino, appunto, ti fa pensare è tipo come un cinghiale con poco temperamento, che si incavola facilmente, tutto quanto. E il tipo vecchio, non so, un orso castoro, qualcosa del genere. È carino, è generale carino. Concordo con quello che dicevano in chat, c'ha un ottimo utilizzo delle linee curve, che probabilmente, secondo me, era il suo stile principale, ma per comunque attirare un pochettino si deve fare anche un po' il resto. No, bello, bello, assolutamente niente da dire. Ci sono, ma tiro via un secondo la telecamera, che devo fare una cosa. Anch'io sono d'accordo con appunto l'evoluzione, perché Stilli diventa più sofisticata, più bella, ma proprio perché
Non penso che siano state solo queste due le Magiocco in quel periodo, penso che poi ci saranno stati comunque dei prodotti di supporto o minori sulle varie testate che non hanno conosciuto poi il successo, quindi insomma ci sarà stato modo di fare esperienza per lo studio e l'autore, insomma, e l'autrice di Distilli. Secondo me il preside è molto interessante proprio a livello di costruzione di forme. Sembra uscito da uno di quei corti, sempre degli anni 60, 50, tipo Saludos Amigos o quegli speciali sulla matematica di Topolino, proprio da quell'immaginario ipergeometrico, che c'era appunto nell'animazione statunitense di quel momento, di quel periodo. Quindi veramente, veramente carino, cioè veramente divertente, interessante. Loro, cioè, c'è secondo me un'evoluzione relativa alla comprensione della bellezza, proprio perché questi personaggi sono oggettivamente più belli, anche i protagonisti, insomma, ma anche perché sono un po' più maturi, sono un po' più adulti rispetto a Sally, che è proprio una mocciosa, e via. Questi sono un po' più uomini, cioè sono un po' più young adult nonostante tutto, quindi sono più bellini, sono più carini, ecco. Anche la qualità proprio dei frame si vede, guardate la colorazione, no? Guardate l'inchiostrazione del tutto, anche proprio dell'anime che è molto più sofisticata, cosa che poi ingrata nel confronto del manga. Il manga pare praticamente disegnato da quella che ha fatto la mascotte della Glico, che è questa marca di dolciumi giapponese, no? Che c'ha come mascotte sto bambino, sta bambina con la linguetta di fuori che si lecca i baffi praticamente. Ecco, è imbarazzante, cioè proprio lo stile di questo manga è imbarazzante per non dire orrendo. Ah, ok, sto vedendo un paio di pagine. Sì, effettivamente. Brutto, cioè proprio si vede proprio che poi non saprei neanche dire se questo manga sia stato fatto da un uomo o da una donna, onestamente, no? Perché sapete che all'inizio gli shoujo manga comunque erano disegnati dagli uomini, cioè le riviste shoujo manga erano disegnate dagli uomini, perché il manga in generale veniva, diciamo, pensato come un lavoro, una cosa da uomini, non da donne. Poi appunto sono arrivate dopo le prime autrici shoujo manga. Quindi non saprei se questo è stato fatto da un uomo o da una donna, perché forse se fosse stato fatto da un uomo L'uomo. giustificherei la uomo. Ecco, giustifico la bruttezza proprio perché non so se mi spiego, no? Quante volte quando insegniamo vediamo quante problematiche hanno, per esempio, i ragazzi nel disegnare le ragazze e viceversa, no? Cioè, quindi sicuramente Ma ti dico solo, Giorgio, questo che lo pseudonimo dell'autore è Gag Manga King. ah, pensa un po'. Qu quindi direi uomo al 100%. Cioè, capito? Cioè, non mi sorprende, onestamente, Vado a non mi commentare. sorprende per niente questa cosa, appunto, proprio perché si vede profondamente che non ci siamo. Però chi se ne frega del manga, perché comunque quello che è famoso è l'anime di quest'opera, non ce ne importa assolutamente niente a noi del manga, Pensato rimanesse qualcosa. nel suo orrendo oblio. E niente, quindi secondo me Stilli ha una marcia in più, proprio perché il potere, come dicevamo, appunto, si emana attraverso un gashapon, quindi un oggetto, un prop, non perché è la figlia del re dei demoni, ste cazzate così, no? Quindi L'accessorio, sì. è molto più poi relazionabile per una bambina della serie, mentre la prima era letteralmente nata in quel modo, quindi dalla serie sì, mi appassiona, però io non sarò mai una streghetta perché non sono nata così. Lei invece No. inizia quel filone delle bambine a cui viene assegnato il potere, no?
cioè le bambine a cui gli viene dato magicamente un potere, allora dice, oddio, potrebbe capitare anche a me, che poi, se non sbaglio, il potere di Stilly gli viene dato dalla, tipo dallo spirito tipo degli specchi, una cosa del genere, okay. Perché lei aveva questo specchietto che le si rompe o glielo rompono, e lei che cosa fa? Lo sotterra in giardino, come se gli stesse facendo un funerale, no? E allora magicamente appare questo spirito dello specchio, che rimane commosso, diciamo, dalla delicatezza del gesto della bambina, che gli dona appunto lo specchio magico con il quale, se non sbaglio, lei si può trasformare in chi vuole, fondamentalmente. Ok. E quindi questo è. Insomma, secondo me, già nella mente di una bambina, rispetto a quell'altra, ah sì, sono la figlia, no, del re, del sto cavolo, è già più... interessante, no? Ti mette più cosa farei io se avessi, esatto, no? Cioè, anche io potrei vivere queste avventure, perché appunto le puoi vivere solo se ti prendi cura delle cose domestiche e le sotterri in giardino. Se sei una brava bimba di casa, allora poi gli spiriti degli oggetti ti premiano. Beh, certo, l'indottrinamento era quello, certo, diventa da un certo lato anche funzionale, perché immagino anche che comunque, immaginatevi, no? Un genitore che vede la figlia leggere questa roba e magari gli fa, che cosa stai leggendo? Durante quel periodo dice, ah no, perché hai capito, della serie, sì, ribellati, sì, indipendente, immagino il casino. Quindi ecco, queste maghette devono essere appunto di ispirazione alle giovani giapponesi, un po' come fossero appunto modelli di comportamento, di morale, di ambizione, eccetera eccetera. Perciò in realtà è molto molto interessante. Ma ecco, e qui è interessante vedere come il divario anime manga sia preponderante, e far ridere il pensare che poi anni dopo sarà completamente invertita la cosa, ossia pessimi anime, bellissimi manga. Che bello il presente. Mi fa ridere la cosa, dai, appunto, curate i vostri oggetti, adesso bambina vai a mettere Annabelle fuori in giardino, su. Coraggio. Wow, anch'io diventerò posseduta! E vai! Volete aggiungere qualcosa sulla versione manga? Dico soltanto che ci... Vai, Lenia, vai, se vuoi dire qualcosa. Ma allora, ti dirò, se fosse stata una sorta di... di scherzo versione femminile. No, versione femminile di Pinocchio, tipo piccola burattina, ci poteva stare. Ci poteva stare. Però effettivamente no, neanche a me piace sinceramente, non... Io dico solo che ci sarà stato un motivo per cui ci hanno messo 6 anni per fare Dani. Perché all'anno visto sto manga hanno detto siamo sicuri? Dobbiamo reinventare tutto per far sì che le bambine non abbiano gli incubi, quindi sì. Va bene, allora prossima scheda, ma cominciamo con la versione manga. Ok. Perché arriva prima? Ci sta. C'è Luca. Il tuo amico. Forse un Tezuka nella mia live qua? Cosa sta cura? Allora, mi fai una premessa giusto della storia per avermi idea? Proprio sinossi. Perché vedendola così non... Cioè... A livello di stile, te lo dico, dopo mi fai la premessa, che così non variamo. Noto che Tezuka ha una tipologia di personaggio femminile che gli piace disegnare, perché ha, se non mi sbaglio, il taglio molto simile a quell'altra storia di Tezuka che avevamo visto, della principessa che si finge un principe, se non mi sbaglio. Allora, sì, la principessa Zaffiro. Sì. Allora, il contesto qui è, di base... Melmo, la protagonista, le schiatta la madre, le ha 2 fratelli. La madre diventa spirito, prima di andare nel mondo degli spiriti le dà un vaso di caramelle, e con alcune caramelle lei prende anni, con altre li perde. Tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, ma invece che all'altezza l'età.
Ah, ok, carino. Ok, sì, di base, cioè lei può diventare anche feto, può rinascere animale, cioè può tornare talmente tanto, no, può, sì, può tornare talmente tanto indietro da diventare, cioè, può succedere, chiaro che comunque è un'opera del 70, quindi non si va mai sul grottesco, però potenzialmente sì. Questa è l'idea della storia, più o meno, No, quindi ok, ottimo, prendersi perché cura dei appunto. fratellini, risolvere i vari problemi della quotidianità, perché poi comunque sono bimbi orfani, no? Quindi il discorso era così, diventate grandi, potete arrangiarvi da soli. Ok, vedo che mangia la caramella e diventa tipo ballerina. Ok, no, allora, lo stile di Tezuka è sempre, soprattutto in versione manga, onestamente, parere mio, mi piace molto di più a livello manga che non a livello dopo trasposizione a livello anime, perché ha Perché una. Tezuka qua? Perché Tezuka, però non so, non riescono mai a trasporre come si deve la sinuosità delle curve che Vabbè, riesce a mica fare. King of Gag. Sì, non è King of Gag XXX, fributtato da Punctorn. No, infatti, cioè, è Tezuka. Quindi sì, è molto bello lo stile che ha usato per lei versione bambina con. Sembra che ci sia. Non mi ricordo come si chiama il cacciatore dei Looney Tunes, però sembra che ci sia lui vestito da detective dietro di lei. Taddeo. Che sì, guardalo, ha gli occhiali, ma per il resto la forma della testa è identica quasi. A me sai che sembrava vedendolo di velocità? Squiddy. Ok, va bene, un po' il cugino basso di Squiddy. No, ma in generale comunque sì, molto carino, solito. Se volete sapere più dei dettagli, che non è vero, non dico mai dettagli, io improvviso tutto il tempo, del cosa si pensa dello stile di Tezuka, riprendetevi la live di Tezuka che si trova su YouTube, mi sembra giusto, è stata già, penso, ricaricata. E penso verrà ricaricata a 6 mesi. Ecco, quindi non avete scuse, chat, non io che non ho guardato se c'era o meno. Comunque, no, e l'idea, appunto, un'idea. C'è un gatto che sta giocando con la mia presa del computer, se muoio tutto un tratto, lo sapete perché. L'idea del utilizzare appunto questa cosa delle caramelle per andare avanti e indietro nella crescita del personaggio, carina come idea, molto fuori di testa e molto che a un certo punto, anche qua, come si diceva prima, siamo. E assolutamente per le views, siamo nel frangente del. Diamo dei poteri a delle le nostre protagoniste con degli oggetti di uso di comune, così che le lettrici o i lettori si possono immedesimare meglio, appunto. Qua, comunque, sì, da un punto di vista di manga, questo bello, a me piace, però non saprei che altro tanto aggiungerci, che La non sono già morale qui stato. è: sfondati di caramelle, non diventi obesa ma adulta, fidati. No, la Promosso morale qui. da caramelle.jp. JP. La morale qui è che il diabete è un superpotere. Passo la parola. Perfetto. Allora, vabbè, sicuramente lo stile di Tezuka è riconoscibile da paura, cioè senza se, senza ma. Però magari unpopular opinion. Sì, troppo grosso. Cosa? Niente, sto leggendo la chat, lascia perdere. Ok. Ignorami. Devo dire che la principessa Zaffiro mi piaceva di più. Mi sembrava un po' più A livello di anni, rispetto a quello, aggraziata. questo è più avanti o più o meno là? Aspetta, Che ne so? non ho capito cosa hai chiesto. A livello di anni, siamo là con la principessa Zaffiro, molto più in là. Allora, questo è manga del 70, anime del 71. La principessa Zaffiro dovrebbe essere 68 È l'anime, prima. 63 il manga. No, cazzata, no, scusa, sto confondendo quando è arrivato in Italia. Anni 50, quindi 53 il Ah. manga,
L'anime sarà fine anni 50 sempre. Ok. Comunque Ok. molto prima. No, sto Cazzo, cercando, nel dubbio. No, scusa, no, cazzata. Avevo detto giù, l'anime è 67, il manga però sì del 53. Ok. Ok. Invece che faccio sempre il check perché non mi ricordo mai un cazzo. Come fai a non ricordarti tutte le date versione anime e Sì, manga di esatto. titolo per Sono solo uno giornata? storico del fumetto per l'Espresso, d'altronde. Sì, no, infatti, guarda, mamma mia, Imbarazzante. imbarazzante. Comunque, ti ripeto, non so, la principessa Zaffiro forse sarà semplicemente un fattore mio personale, nel senso che ci rivedo di più un tratto molto più simile Disney a cui sono più abituata, quindi non lo so. Però, non so, lo vedo un po' più. Un po' più semplice, a Un livello po' di. più pupazzoso forse. Non che sia, non che, ripeto, non che sia brutto, ma vedendo la versione, per esempio, di lei ballerina più adulta e vedendo le tavole in cui c'è la principessa Zaffiro, è molto più sinuosa, nonostante appunto l'intento non sia quello. Però ripeto, probabilmente è semplicemente gusto personale che si intreccia con la visione delle tavole, insomma. Secondo me è il target diverso, eh. Cioè, secondo me lo pe pensava un pubblico più piccolo per Melmo e un po' più grande per la principessa Zaffiro. È possibile. Sì, Perché cambiano anche ci l'età, cioè sta. la protagonista ha 9 anni è qui. Sì, ma ci sta infatti per la sua versione appunto bambina, che è sostanzialmente un chibi, cioè che ridiamo Sì, e sì, sì. scherziamo, però la testona gigante con il No, corpicino Antomore. piccolo, esatto, e non, è semplicemente un chibi. Parlo proprio delle figure più adulte, cioè tralasciando la madre che si vede poco, quindi più o meno si capisce comunque, ok. Però vedendo appunto lei da, penso che sia comunque una ragazzina, alla fin fine 13-14 anni, vedendo la sua versione Melmo, ballerina, non la saprei. versione Sì. cambia, aumenta e perde sempre 10 anni, quindi quella grande ne ha Sì, ma 19. intendo, no, intendo nella vignetta proprio, nella vignetta delle tavole che abbiamo, penso che abbia sui 13-14 anni. E semplicemente, Ne ha cioè, 19, ti ripeto, sto dicendo. Ne ha 19, ah, sempre. scusami. Cioè, ne è sempre di Ah, 10. ok, scusami. Lei prende e perde sempre 10 anni, quindi bambina Ah, ok, 9, scusa, scusa. grande 19. Però Mangia non lo l'intera so. roba. Non so. Cioè, che sto riguardando anche le tavole della principessa Zaffiro, mi sembra più aggraziato forse. Però, ripeto, potrebbe essere solo ed esclusivamente soggettività. Questo comunque non va a intaccare che comunque siano, che sia meglio rispetto alla mascotte che abbiamo visto prima, ecco. Ecco. La barra è molto bassa, eh. Io ti giuro, non ho capito se ti piace più Melmo o la principessa La Zaffiro. principessa Zaffiro, da La quanto principessa Zaffiro. Ok, e non avevo capito, chiedo scusa. Ah, ok. Spero di. Addio, ditemi se sto straparlando, per No, favore. ho già aggiornato la tua wiki Scusami. che dici che sei una enorme odiatrice di Melmo e tutti No, quelli che ci hanno io ho lavorato. scritto Ecco, sulla. Ho perfetto. fatto una storia Instagram scrivendo che Ilenia Vossi ha detto che Tezuka non sa disegnare. Sì, Esatto, meglio. perfetto. È proprio quello Meglio. che volevo che venisse fuori dalla Scusa, base. no, devo rifarla che è un fallito, che è No, meglio no, no, Ilenia. tranquillo, Ecco. Dennis, ci ho pensato io, ho scritto Ilenia, citazione, Tezuka è dio dei manga, vorrà dire dio degli sfigati. Ilenia, 2024. Ok, certo. Un paraculo raccomandato che Esatto. disegna bambine col tumore. Bravo, bravo. Ecco. Fit Gianluca Ghigò. Si sta degenerando. E la citazione mia non è neanche tanto fuori dal. No, ecco, comunque posso dire che adoro tantissimo il bilanciamento che fa nelle tavole, è sempre fantastico. Cioè, Sì, no, non è usa facile bene i miei metterci. ripieni. Porca miseria, non è facile mettere tutto quel nero e rendere comunque la tavola non pesante e lasciarla leggibile e fresca.
Insomma, ci sarà un motivo se lo chiamano in un determinato modo. Lo sfigato di manga, esatto, come Lenia Bossi, esatto. Non è lui il manga king, quindi non è lui il manga king nel gag king, quindi gag manga king. Vabbè, stiamo bullizzando uno che probabilmente è già morto. Non vorrei, beh, sì, probabilmente è, insomma. Non è mai detto. I giapponesi vivono dai 100 ai 4000 anni. Quindi, vabbè, effettivamente potresti sempre ritrovarlo sotto una cascata a meditare, a pomparsi i muscoli. Effettivamente, in realtà, si scopre che è Raki. Sono cambiato nome. Facciamo già anche l'anime o. Giorgio, vuoi parlare solo del manga prima? Io odio Tezuka. Allora, no, scherzi a parte. Io li dico tutti e due insieme in questo momento, così mi tolgo il pensiero. Qui effettivamente l'anime ci perde un po'. È sempre un'ottima qualità, Guardate, addirittura c'ha le line art colorate. Cioè, questo anime ha le line art colorate, per farvi capire il livello non normale, non comune, no? Della produzione. Certo, ci stanno un po' di sproporzioncine, perché lo stile di Tezuka non era sicuramente facile da riprodurre in un'animazione così, diciamo, seriale commerciale, però la qualità è indubbia, molto carina anche qui, lo shape design di tutti e di tutto, molto geometrici, molto giocati su queste forme, ma perché l'imprinting è il suo, perciò lui l'ha creata questa visione, e chi meglio di lui poteva darla? I bimbi stellina sono una cosa fuori di testa, sembrano usciti da una delle Silly Symphony di Disney, praticamente, una di quelle, non mi ricordo come si chiamavano, Merry Melodies di Warner Bros., una cosa del genere. Comunque deliziosi, carinissimi, in tutto e per tutto, non c'è veramente niente da potergli commentare in negativo o criticare. Lei effettivamente non mi piace perché sarà che andavano di moda, come diceva Ilenia, no? Però ste capigliature così corte, così sicuramente pratiche, ma che fanno un po' mamma quarantenne dei giorni nostri, no? Cioè, la mamma che si taglia i capelli in questo modo perché giustamente, avendo due figli, dovendoli portare in giro a scuola, eccetera, non c'ha tempo materiale di dedicarsi troppo a se stessa. E allora, capito, c'ha sto taglio così. Qui invece, cazzarola, stiamo a parlare di un manga, però al di là di tutto non mi sorprende, visto il fatto che parliamo sempre del fatto che stiamo parlando di prodotti creati da uomini. Cioè, da uomini per un pubblico femminile, però sempre da uomini. Quindi, magari, cosa può piacere al pubblico femminile? A parte magari un consulto alle rispettive mogli, non ce n'era, no? Per intendersi. Perciò, perdono, ci si passa su, perché no? Eccetera, eccetera. Il manga è ovviamente tezukiano, quindi è molto sinuoso, molto grafico, molto apparentemente ancora più semplice dell'anime, ma poi non lo è affatto, perché la grammatica visiva di Tezuka è molto complessa, è molto elaborata, è molto complicata, è proprio quel tipo di tratto in cui ogni segno cela un pensiero dietro, non è mai casuale, non è mai randomico. E quindi è molto bello, tale, dici, bello, mi piace. Poi ecco, non incontra ovviamente il mio gusto per motivi di età, cioè non ho vissuto quell'era del fumetto, quindi non posso dirmi grande fan di questo tipo di... Però è innegabile assolutamente la qualità e... viene da dire la lezione che poi ovviamente questo prodotto porta, anche se rispetto a Principessa Zaffiro ci perde, cioè questo si vede che è più debole, magari avrà avuto anche un grandissimo successo, per carità, quello che vi pare,
però in un certo senso secondo me si vede che questo è un po' più fragile, un po' più debole come progettino rispetto a Principessa Zaffiro, che era molto, no, più, molto più epico, molto più rocambolesco, molto più emozionante, ecco, emozionante. Quindi, che dire, tendo a preferire altro, e a livello fumettistico sicuramente rispetto ad altri Magioco siamo a un altro livello, cioè proprio perché le altre due autrici, gli altri due autori, scusate, di prima, no, non ci siamo. Tezuka comunque, Tezuka l'ha inventato lui il manga, quindi se non lo sa fa lui, non lo sa fa nessuno. Però gli anime in questo caso perde il confronto contro quelli di prima, soprattutto se Stilli e lo Specchio Magico, che secondo me fino adesso è quello graficamente più carino proprio di tutte, di questo gruppetto iniziale qua. Aiuto. Rimetto la scheda degli anime, volete aggiungere qualcosina? Io ritorno a quello che dicevo prima, essendo che comunque, come diceva anche Giorgio, il line art è colorato, come si dice, è un'animazione e tutto quanto, secondo me, un pochettino perde il tratto bello definito di Tezu, che forse è per quello che mi piace un po' di meno. Però, cioè, non posso neanche dire che non si adatti bene, e lo stile suo alla fine è una cosa animata. È carino, certo, assolutamente. E c'erano, che si parlava in chat, la cosa che se il taglio con i capelli corti sarà magari per appunto più facile da disegnare. Essendo che era nero pieno, io non presumo che forse in animazione, ma non era pensato, penso, per ah sì, faremo il manga, di sicuro diventerà un'animazione. Quindi non so, penso che era più una cosa più dei tempi che erano, e più per stile, gusto e tutto quanto. È carino, è simpatico, però mi piace più la versione manga, onestamente. Vieni. Ma io abbastanza concordo. E l'unico nota di merito che posso dare all'anime, comunque, effettivamente per rendere più delicate le figure femminili, effettivamente il colore, la line art colorata comunque smorza tantissimo, però ovviamente ci va a perdere lo stile originale, quindi è un po' un controbilanciamento, no? Perché effettivamente invece gli altri personaggi, che invece devono essere più grotteschi, più impattanti a livello visivo, ovviamente vengono addolciti da queste cose qui. Quindi allora, anch'io ovviamente preferisco il manga, però effettivamente riconosco che si sono impegnati, ecco, per dare un qualcosa. Probabilmente non avevano anche le mani più legate rispetto all'opera di prima, cioè nel senso, non credo che potevano effettivamente sperimentare troppo con alle spalle un autore così importante, facendo come design, tentare di... nel senso. Esatto. La vedo difficile che, non so, è come tentare di rifare appunto un anime appunto di One Piece rimettendo mano al design, impossibile, cioè non lo trovo letteralmente possibile. Immagino che sia una cosa anche di questo tipo, quindi secondo me è anche ammirevole questi animatori che comunque avevano voglia di provare a fare qualcosa di diverso, di mettere in mano, effettivamente rimaneggiare la cosa originale, anche soltanto in questi piccoli dettagli come potevano. Però, ripeto, comunque il manga è più... manga per il momento vince e quindi niente. E allora cambiamo opera. Tezuka, impegnati di più, vedrai che la prossima opera andrà meglio. Oh, Cutie Honey! Gonagai! C'è degli anni 70. Leggermente, no. Ma poco, guarda, no? Allora, pantaloni, manga 73, anche l'anime. Siamo sempre nel 73, praticamente iniziano a
un mese di distanza, quindi questo è un progetto in cui nasce insieme come molte robe degli anni. Sì. Chi... Io credo tocchi a te. No, okay. Ailenia. Ailenia, ok, vai Ailenia. Facciamo prima il manga o prima l'anime? Facciamo prima l'anime, dai. Cioè, indifferente, tanto... Ok. Quale ti ispira di meno? Cominciamo con quello. Urca mi... aspetta, allora. È effettivamente più difficile di quanto sembra. È più difficile. Uno c'ha una zampa di orso sui capelli, l'altro però è tipo guardalo. Facciamo l'anime. Grande, allora io devo capire, io purtroppo ho un problema con quei colli, ma non è solo questo, però è un problema in generale con questo autore, quei colli, però fa niente. I colli che iniziano all'ombelico? Ah sì, per la chat, nel dubbio, se vi sembrano molto in stile Devilman, è Gonagai. È una sensazione vostra, non vi preoccupate. Esatto, in realtà l'ha disegnato Steven Spielberg, cosa? Steven Spielberg guru. Fa niente, mi dissocio. Allora, purtroppo ho un problema, cioè che non prende moltissimo il mio gusto, quindi ok. Però, ecco... Scusa, aggiorno la bio a Ailenia. Sì, esatto. Fa cagare Gonagai, altro fallito. Schifo. Certo, esatto, perfetto. Gonagai, vorrei dire go away, Nagai. Però, sinceramente, ecco, a livello proprio di character design, posso dire, è uno dei più vari che abbiamo visto. Sì, è Gonagai. Non il più vario che abbiamo visto, perché alla fin fine, se vedendo, ci sono, cioè, soltanto dei volti, quindi non guardo la vignetta centrale della prima striscia, ma le altre tre, quindi quella rossa, la mora e la bionda, alla fin fine sono tutte diverse, con dei tagli di capelli comunque diverso, e danno delle emozioni comunque diverse, quindi plauso. Rispetto a prima, tra l'altro, ovviamente comunque sono molto più adulte rispetto alle bambine di prima, quindi ok. E a parte quella in alto a destra, si vede che è più giovane. Sì, beh, certamente, ma quella è sicuramente una bambina di 7 anni. Minimo. Quella sono io a 7 anni. Pensavo che ero io a 7 anni. Io un po' volevo dire quando era il trono di Gianluca, che mi ricorda un po' la faccia incubo di Gianluca, quella. No, comunque effettivamente E su cosa pensi che sia basata quella disegnata, Dennis? No, comunque guardavo la protagonista. Guardavo sia la versione manga che anime, e sembrano quasi due personaggi diversi, tralasciando le tette, secondo me. No, proprio dico a livello di design. Sì, è perché il giro collo è nero nel manga, c'ha un qualcosa di più, mi sembra, sul qui, che non ce l'ha nell'anime, però, cioè... Proprio anche a livello di capelli, cioè mentre nell'anime comunque ha tutti questi capelli molto più a punta, molto più... Nel manga ce l'ha solo verso l'indietro, un pochettino verso l'indietro. Esatto, sembra molto più mite. Quindi, allora, è molto difficile. Nel senso, perché mi piacciono, di entrambi mi piace qualcosa. Però non mi fanno impazzire né uno né l'altro, quindi è difficile. però ripeto,
comunque varietà delle ragazze, comunque non mi dispiace per niente. Comunque effettivamente, per esempio, i colori rosso energico, giallo e arancione, comunque molto solare, eccetera, eccetera. Quindi questi piccoli dettagli che abbiamo rivisto dopo anche in altre opere ci sono. Per quanto riguarda il manga, io purtroppo, cioè, non sono una grande stimatrice, però per esempio ecco, le scene d'azione sono tanta tanta roba, tanta tanta roba. Smettetela di farmi parlare, basta. Che mi Una schiaffiamo guide la forza da speaking sola, per German. favore. Esatto. La... Yeah. Stavo parlando, ma mi ero mutato perché stavo anche mangiando. Grazie, Svette, per il raidino. Stiamo facendo la storia delle maghette giapponesi. Tra l'altro, a me fa molto ridere questa storia perché una certa. Cioè, a onore del vero veniva serializzato su una rivista shonen, quindi tecnicamente Sì, doveva ai tempi avere molto pubblico shonen. maschile, sì. Poi ha preso una deriva totale nel 94 in cui diventa letteralmente, cioè al limite del, cioè un ecchi praticamente. Non l'avrei mai Che detto dalla strano. copertina del... Sì. Infatti, cioè, ci sono molte clip degli anni 90 in cui ci sono scene di trasformazioni e vestiti che saltano molto, molto spinte. Ma sai, c'era un'altra economia, i vestiti erano molto più così Certo. fragili, poverini. E d'altronde si dice che era finito il periodo della bolla speculativa. Se è scoppiata la bolla, scoppiano anche i vestiti. No, anche i vestiti, effettivamente. Ho paura di cliccare il link che ci hanno È dato. la clip che vi dicevo. Ok, Tu no, non ma fare domande. non faccio domande. No, no, tranquillo, no, Aspetta, io anzi, te lo mi dico così. dissocio nel Non dubbio. fare domande. Tu. Clicca, guarda, accetta quello che arriva, come arriva. Aiuto. Si sta caricando. Aiuto. Ok, 1 minuto 45, posso guardarlo in un secondo momento. Oh, la scusa. Allora, comunque, Ilenia, finché non dici la parola io non posso per contratto, no? Pistacchio. Ok, Allora, allora, via, no, via, via. Si vede, concordo con Dennis, anche senza il ah, non si vede, i vestiti se ne vanno via, roba del genere. Si vede che in generale, comunque, c'è una idea di più pubblico maschile che non pubblico femminile. E si nota subito perché se prima era più un cercare di mostrare l'eleganza, la delicatezza, i dettagli carini ma pacati del vestiario, qua è tipo spandex, gonna corta e tutto il resto. Che Gonagai, anche il fatto che vada in molto ecchi non è che mi sorprenda onestamente, considerando Devilman, ho solo presente Devilman. Ammetto, però comunque allo stesso tempo sì, c'è stato secondo me un ora io non so se magari c'era la stessa identica casa d'animazione che si occupava sempre delle opere di Gunagai, perché magari questo cambiamento di stile dal manga all'anime era per un po' più stabilizzarlo alle altre sue opere. Non so questo se è venuto prima o dopo di Devilman, l'unica cosa. Mi devi dire te, Dennis, perché a livello di... Perché io faccio giochi da tavolo, non ne ho idea. Mi sembra che era prima, sì, era intorno ai inizi degli anni 70, quindi io presumo che probabilmente alcuni dei dettagli, le cose più appuntite, anche gli occhi alla fine li avranno probabilmente cercati di cambiare per far capire meglio. Ah sì, è lo stesso autore, come abbiamo animato il precedente robo e tutto quanto. Nello stesso tempo, sì, mi piace che ogni tanto ci sono queste scene Comunque con... al netto dell'anno preciso avranno 1 o 2 anni di differenza, perché lo stile è quello. Ok, e però Cioè, non è che in genere parliamo di se devo... 20 anni di distanza in quel senso, cioè No, sarà uno o quello lo due. sapremo.
era più che altro perché so che avevano fatto anche l'anime di Devilman un paio di volte, perché dovrebbero averlo fatto forse 3 volte, considerando anche il Crybaby, però appunto, e, però comunque mi piace il fatto che cercano comunque di trasporre queste immagini, diciamo, con il l'ombreggiatura, il nero simile sfocato che sarà tratteggiato probabilmente o retinato nell'originale anche nella versione anime, perché sai, devi fare l'effetto spooky, e con i colori molto accesi di quegli anni di animazione era difficile facendo soltanto con ombreggiatura, e se no rischiava che magari diventava troppo scuro, troppo strano durante la proiezione, di conseguenza così. Naturalmente questo mi baso su la mia reference che me lo sono inventato, però comunque perché suppongo, vado a supposizioni come mio solito. Concordo che comunque se l'immagine centrale in alto è il cast del manga, manga slash anime, c'hai anche qua una sorta di divisione per colore principale, come classico di questa tipologia di noi adesso parliamo di Majoko, ma in generale shonen di quei tempi, e non alla fine la colore, un personaggio a colore funziona soprattutto se è un cast molto grande, se qua sono 6-7 personaggi e così. A me piace Gonagai più che altro perché è molto fuori di testa, è molto fuori, sì, infatti Power Ranger, è molto fuori poi anche da uno standard molto, tra virgolette, delicato cartoon di un po' quegli anni là. Lui va molto sul grottesco, molto su anche body horror alle volte, quindi effettivamente è carino, sì. Per quanto riguarda il manga, questo è effettivamente conferma che è shonen, basta vedere tutti i trucidamenti e decapitazioni che si vedono nelle tavole della scheda dopo, che effettivamente, vedi, sì, è per un pubblico diverso. Se prima era l'idea del mi trasformo per avere un modo per risolvere problemi in un modo alternativo, qua è mi trasformo per avere il potere di combattere il male, che sembrano cose simili, ma effettivamente sono molto diverse. E sì, è dalla copertina, perché sai, devi attirare il pubblico giovanile, quando gli dici, sì, sapete, qua l'industria della tessitura fa schifo in questo manga, vieni a leggerlo, quindi sì. Però ammetto che sì, in realtà non lo fa proprio per fanservice, Gonagai nello specifico. Lo fa solo per chi vuole far incazzare le associazioni dei genitori, te lo dico. Ah, ok, allora ho più rispetto per lui ancora. Sì, lui si diverte a far incazzare quelli che dicono che pensa i bambini, loro, li odiava loro. Ah, ok, non lo sapevo questo. Sì. Diciamo, è il discorso che abbiamo fatto prima su Stilli, no? Cioè della serie che i genitori giustamente guardavano, che stai leggendo? Ah, ok. E quindi cos'è questo, iniziava... Gonagai? Questa è la casa di Tezuka! Via con ma questa. Diciamo che Nagai appunto cerca di elevare, no, il manga a un'opera più trasversale, non è soltanto appunto un'opera per bambini come sì. Diciamo come l'intento con cui nasce in realtà all'inizio, quindi appunto è molto provocatorio visto anche gli anni in cui lui opera su queste storie, quindi sì, è figo. Sì. No, e niente, concludo con effettivamente vedo il e nelle tavole del manga che è molto più pacata la protagonista, ma allo stesso tempo appunto sarà per farlo andare più sullo stile delle altre sue opere animate, sarà un pochettino per renderla aiuto più come si dice anche forse più di impatto nell'animazione stessa, e l'hanno puntita molto di più i capelli e ci sta. Nel link che ho messo in breve, visto che tanto è Wikipedia quindi fa molto in breve, tratta le controversie tra Gonagai e le associazioni genitori, quindi basta. Ok. The more you know. The more you know. Passa la parola. Ma Cutie Porconei, allora... sì, che c'è da dire? Beh, sicuramente l'anime è un altro livello, perché a Nagai, per carità,
visionario, genio, quello che vuoi. Però, no, cioè, della serie non è proprio bravissimo a disegnare, purtroppo. Cioè, c'ha proprio dei grossi problemi. Si vede, per esempio, quel braccio disarticolato nel manga, no? Mentre lei alza, stacca la testa a quello. Insomma, in generale, anche Devilman non è proprio correttissimo. Ecco, gli manca, no? Un po' di capacità, però no. A modo suo, appunto, è iconico e quindi va bene anche così. Ok, scusate, i personaggi, perché qui già rispecchiano un decennio diverso, no? Lo vediamo qua in alto nel gruppo dell'anime di queste ragazzette che stanno su questo sfondo un po' psichedelico, no? Questi cappelli, queste, diciamo, coppolette, questi pantaloni a zampa d'elefante, questi stivali, è proprio anni 70. Iniziamo proprio la transizione alla pop visual culture degli anni 70 e poi ci si rivede molto di quello che diventa poi, secondo me, l'ispirazione per altre opere però parodistiche, tipo Yattaman, no? Cioè, questa sembra Misdronio, cioè sì. Vediamo un po' di richiami, no? Che poi vengono utilizzati nelle Time Bokan, quindi sì, la provocante tettona cattiva, no? Cioè bionda, con queste mascherette in faccia, cioè iniziano cioè, diciamo che questo stabilisce anche un canone per tutto poi un filone di altri prodotti che secondo me è interessante. Così come interessante in realtà proprio il concetto di alla base di Cutie Honey, se ci pensiamo, sono appunto gli anni 60, fine 60, inizio 70, una che si spoglia. Oggi noi, per esempio, ma mi ricordo ancora io che da ragazzini ci scandalizzavamo, in un certo senso rimanevamo wow per il fatto che Sailor Moon, quando si trasformava, si intravedeva che erano nude, no? Quindi inizia proprio quel genere in cui, vabbè che sappiamo che il rapporto dei giapponesi con la nudità è molto diverso. È proprio un'altra concezione del pudore, della condivisione, cioè non hanno tanti paletti che abbiamo noi effettivamente, ma proprio perché vengono abituati in un altro modo fondamentalmente. Perciò è molto interessante vedere come effettivamente in questo caso il corpo della donna non è strumentalizzato come fosse un oggetto assoggettato al pubblico maschile, ma diventa proprio un oggetto di espressione della volontà femminile, cioè lei, essendo una supereroina fondamentalmente, vabbè, c'ha sto vestito sexy, però prende a calci nel culo tutti, concetto che ritroviamo nella nostra modernità in Kill la Kill. Ryuko e Satsuki sono praticamente nude, però cavolo, menano come le addannate, cioè si fanno certi che scazzottate allucinanti, cioè non hai mai l'impressione che siano donne vittime di una situazione, diciamo, che ne so, appunto, voluta da terzi. No, quelli sono vestiti, loro sono a loro agio nei loro corpi, che sono poi, vabbè, provocanti, abbondanti, eccetera, eccetera, e non gli pesa minimamente. Quindi è lo stesso concetto alla base, secondo me, di questo, che poi è anche molto vestita lei, appunto, in Kill la Kill abbiamo del nudo molto più esposto, cioè, quindi lei alla fine c'è una tutina a pezzo unico, tutto intero, che fa intravedere un po' il seno, e sì, ovviamente, essendo aderente, fa intravedere il sedere. Poi lasciamo stare che lei alla fine di ogni episodio praticamente rimane nuda, ma quello è un altro cioè, un altro paio di maniche, perché comunque scatena anche l'ilarità, no? Cioè, ti fa anche ridere effettivamente il fatto che lei in un modo o nell'altro rimanga nuda, perché dice, ammazza, certo, statutina non è che c'ha una grandissima utilità alla fine, eh? Cioè, proprio sicuramente c'è roba migliore da poter utilizzare. E poi, insomma, è carino vedere, ecco, per esempio, si intravede sia nella copertina o qua, appunto, qua sotto nella tavola sempre del manga, in cui lei picchia questi uomini pseudo mascherati da animaletti, no? C'hanno questo non so che di animalesco. Che poi capita uno. Ma no, ma poi lo troviamo, per esempio, One Piece. Ditemi se non sembrano alcuni della ciurma di Kuro, Kankuro, questi qua. Che starebbero bene, effettivamente, sembrano gattini. Cioè, quindi abbiamo un character design visionario per l'epoca in cui è stato concepito, che poi è andato sicuramente ad impattare su tanti altri artisti ed autori, nel bene o nel male, in maniera rivoluzionaria, no? Cioè, anche se c'è da dire che, di nuovo, noi ci troviamo davanti a un prodotto veramente strano, perché appunto Cutie Honey è seinen, è shonen, è eki,
è shoujo, cioè non si capisce effettivamente nonostante tutto, perché c'ha sta natura super trasversale che poco si adatta a un genere solo, perché sì, abbiamo una Majoko che però dà botte da orbi, quindi cazzotti eccetera eccetera come nei migliori shonen, però è estremamente sessuale, quindi qui si sfocia nel seinen in un certo senso, perché abbiamo sicuramente un target che non può essere quello dei bambini o delle bambine, no? Cioè, effettivamente questa non è una Majoko, perché quale bambina può ispirarsi a lei per... Ma voi ve lo immaginate? Praticamente negli anni 70 tua figlia che viene tipo mamma voglio vestirmi da campione, cioè alla madre gli prende in colpo che fa, da me Nani corre, cioè, quindi insomma è un prodotto molto particolare che secondo me poco si cataloga in un genere solo. E dicevo, ci troviamo comunque davanti l'ennesima prova che è un uomo. C'è anche un'opera che ha cambiato più volte rivista, infatti, finendo in una seinen. Quindi... No, mi sorprende. Perché... La mettiamo in ribbon, primo numero. È troppo, no, ma perché infatti è troppo... È troppo... strana. Cioè, mettiamola in questi termini. Proprio strana, cioè proprio strana. E quindi... E poi dicevo, è comunque l'ennesima... prova che è un uomo, cioè a farla, cioè non è una donna, no? È sempre l'ennesimo uomo che fa una serie del genere. Quindi ancora siamo lontani dalle di Oscar, no? Cioè ci stiamo avvicinando, perché poi il decennio è questo, eh? Ryoko Ikeda sta per pubblicare le di Oscar, quindi ecco che sdogana... l'intero mondo che poi diventerà quello delle shoujo mangaka, perciò e poi il dominio dello shoujo passerà nelle mani giustamente delle donne. E un po' mi dispiace questa cosa, ma non perché c'è qualcosa di male, avrei preferito questa, diciamo, convivenza, no, tra opere fatte da uomini e tra opere fatte da donne, perché oggi effettivamente è quasi un tabù che un uomo voglia fare un'opera shoujo manga, tant'è che io mi ricordo ancora che 10 anni fa, nel 2010, perciò in realtà 14 anni fa, quando io andai alla redazione Shueisha di Ribbon e chiesi alla editor, ma ci sono autori uomini che pubblicano sulle vostre riviste? Lei mi dice tantissimi autori uomini che si firmano con uno pseudonimo femminile e che hanno delle impersonificatrici quando devono magari presenziare agli eventi o alle fiere, no? Perché si vergognano di dire che sono uomini, ma non solo, anche il pubblico non sai come reagirebbe sapendo che quest'opera su Ribbon, che magari ha anche un successo incredibile, è fatta da un uomo, no? Cioè, quindi, oddio, Rinata Nemo è un uomo. No, scherzo, Arina Tanemura. Però voglio dire... O almeno questo. È un po' triste. La Takeuchi in realtà è il Takeuchi. No, ma ecco, cioè, sulle mangaka che si mostrano gioiosamente spesso perché sono un po' sciantose, abbiamo la sicurezza. Tutte quelle che usano degli strani avatar, asessuati, eccetera, eccetera, potresti non essere tanto certo che ci sia una donna dietro a quella. Togashi è la Togashi. Immaginate, no! Togashi è la Takeuchi. Quindi, per dire, ecco, trovo che sia un po' triste che si è perso questa convivenza, ecco, non perché, giustamente, perché le opere fatte dagli uomini erano rozze. Sarebbe stato bello che anche gli uomini avessero continuato su questa strada, però giustamente il feedback o la mentalità era: chi meglio di una donna può scrivere una storia indirizzata alle donne? E invece sappiamo che oggi effettivamente magari non è così. Certo, in una società così chiusa come quella giapponese, così classificata e classista come quella giapponese, sicuramente del senso ce l'ha e ce l'ha avuto. Però è un peccato, cioè fondamentalmente, secondo me, è un gran peccato, proprio perché, ripeto, non è impossibile. Tantissimi autori uomini lavorano in riviste shoujo manga firmandosi come donne, però è brutto che non si possa di, perché non c'è niente di male, insomma. Tutto ma qua. Un tabù, effettivamente. Perciò bravo Gonagai, insomma, bravi tutti questi altri, Tezuka, eccetera, eccetera, che
hanno sdoganato intanto il genere pensando anche a un pubblico femminile, non solo a quello maschile. Peccato appunto che poi questa cosa si è... Perché alla fine nessuno si scandalizza, no? Se l'autrice di Full Metal Alchemist è una donna, o se l'autrice di Demon Slayer è una donna. Cioè, se una donna fa shonen, nessuno si scandalizza, ok? Però se un uomo fa shoujo o fa josei, sì. E questa è la cosa brutta, effettivamente, no? Cioè, quindi, boh, secondo me è un gran peccato, ecco, tutto qua. E via. Da Takeuchi e Togashi. Cambio, cioè, andiamo all'ultima opera o volete aggiungere qualcosa sul manga? Io ho già detto prima. Sì, anch'io. Allora, ultima scheda. Irene ha detto che faceva schifo e che odiava Bunkai. Vabbè, sì, ragazzi, l'ultima scheda, tutti insieme. Biea, bieba, 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 quella cosa là. Tu veramente sei un caso perso, perché manco Bia la sfida della magia, sai, cioè, ma io dico... sai, come oso non conoscere Bia e la sfida... How dare you! How dare you! E beh, dopo questa Gianluca è andato Bia. È andato Bia! E non ho trovato... Il manga non l'ho letto. Okay. Non ho schede a portata di mano, quindi ci accontenteremo della copertina. Ci penso io. Come cavolo si chiama? Aspetta, solo secondo. Che inizi in caso Ilenia, sono Ilenia. Secondo che così vado. Tu pensi che sia così facile? Sì. Sono pensi che sia giusto in questo mondo pensare e comportarsi come te? Finché ci sarò io, l'ignoranza continuerà a crescere. Allora, la gola. Posso dire sinceramente, mi piacciono tutte e due per una volta. Sì, non è male. Perché sono talmente. Cioè, sono simili che quindi il personaggio si capisce chi è. Però sono talmente autoriali come stili tutti e due che non mi dispiacciono né la versione anime né la versione manga. La versione manga vedo, oddio, guarda che bella quella mano. Ah! Dopo aver visto delle mani opinabili, mi piace molto. Chissà se è stata... ricolorata, perché vedo i colori molto molto smorti, soprattutto quello della... È un pochettino digitaloso, effettivamente. Non... Chissà. Boh, vabbè, cioè, non è... non è importante, però penso che sia forse diverso dall'originale, chissà. Però, ripeto, è bello come stile, comunque ci si avvicina ovviamente a quello che siamo un po' più abituati, non quello attuale, però stili che abbiamo già, cioè che abbiamo conosciuto fin da quando eravamo piccini, parlo del manga adesso, quindi... Sto trovando delle vignette al momento, comunque. Comunque, allora, per chi non conosce l'opera, senza fare nomi Gianluca, considerate che quando prima si parlava del fanservice legato a Cutie Honey, io ho detto no, perché il fanservice nasce qui. Ah! Non avrei detto dalla copertina. Però lei, qui ci sono molte scene di lei che si fa la doccia, lei comunque in intimo, lei è un po' nuda. Ecco perché cercare scan mi porta a siti un pochettino strani qua. Che appunto vanno in quel tipo di voyeurismo, no? Per cui ti piace stare lì a guardare, vedo, non vedo, un po' spio. Quella cosa là, ma senza una ragione. Cioè non è come con Gonagai, che è una questione appunto di... rappresentazione dell'io, qui è proprio, cioè, gratuito, quindi di base qua nasce il fanservice che poi diventa a quel punto una costante, perché spinge i maschietti a guardare le opere per ragazze, è pazzesco. Non l'avevo mai detto. Vendo di sì, più. No. Guarda, essendo che un'opera comunque fatto, presumo, verso un pubblico di ragazzi, appunto, no, strano che ci abbiano messo così tanto, quasi, oserei dire. No, è sempre shoujo,
è sempre considerato shoujo, non shonen, non ci sono shoujo. Allora, strano. Dai, non mi sarei aspettato che l'origine del fanservice fosse da quello. Io sto ancora cercando, ma effettivamente questo è quello che ho trovato al momento. Però è... capisco che è piuttosto difficile trovare qualsiasi cosa qua. Ti chiedo, conoscitore di date, di opere e tutto, a livello di Candy, come anni? Aspetta, non mi ricordo Candy. Candy... Aspetta, dai. 60 cioè, qualcosa. Qui siamo nel 74, Candy anni 60 in teoria. Oh, ho trovato uno che presumo che sta vendendo il volume, quindi ci sono un paio delle pagine. Chiaramente se posso sbagliare, sbaglio. Candy è un anno dopo. Ah, ok. No, perché dicevo della versione manga. Sono lo stesso, cioè hanno un anno di differenza. No, perché vedo una... No, non voglio dire pattern perché è brutto, però per esempio una ricerca dell'anatomia molto molto simile, con la forma del viso che è molto simile, gli occhi che stanno cominciando ad avere determinate caratteristiche, anche i capelli, e poi è un taglio particolare effettivamente, perché è corto sopra però con questi ciuffi sotto che lo rende molto più palazzino. Allora, non ci ho mai pensato, ma hai ragione. So che hai ragione. Tra l'altro sono riviste competitor, quindi non vorrei che magari appunto fosse il Candy che ha cercato di riprendere questa per il successo a livello stilistico. Non saprei, però cioè, vedo dei tratti che dopo sono stati utilizzati molte volte, quindi non so se... Perché sai, fosse la stessa rivista ti direi, vabbè, hanno cercato di riproporre la stessa linea editoriale, no? Però sono riviste proprio... Chiaro. Competitor, quindi ho trovato. Probabilmente hanno visto che piaceva, okay. Hanno detto aspetta che come abbiamo visto anche quando abbiamo analizzato i vari shoujo, grosso modo ce l'ha spiegato Giorgio anche tante volte di questa cosa, giustamente. E invece la cosa assurda è che la versione è anime. Sì, allora io Gianluca ti voglio bene, ma non metterò mai a schermo le scene di lei penetrata da tentacoli. No, no, infatti ho messo tutto quello che ho trovato, più che altro. Ok. Ma come? Non è vero che non ci tieni al tuo canale? Beh, io continuo nel... Sì, vai tranquilla, c'è intanto la crisi qua dietro le quinte, ma non è un problema. No, invece non so perché questa versione anime mi dà delle vibe da Rayart delle Clamp. Sarà forse semplicemente il fatto dei capelli rossi con quel taglio con appunto corto sopra e con i ciuffi sotto, però nel mio cuoricino, cioè, non so, c'è come questa cosa del proto, tipo hanno visto questo e hanno detto aspetta, partiamo da qua, con la cosa della magia, delle cose, chissà, nel mio cuoricino ha senso. E poi nella realtà sarà tutto altro magari, ma fa niente. Quindi devo dire la verità, per una volta non so quale scegliere, perché mi piacciono in realtà tutti e due, veramente. Perché il manga mi piace molto perché appunto ha l'anatomia molto più realistica, come siamo abituati adesso, insomma, quindi c'è meno smacco stilistico. E l'anime comunque si vede che ha una certa età alla fin fine, però risulta molto più fresco rispetto agli altri che abbiamo visto, quindi... Mm-hmm. Chapeau. È tipo una fusione tra... l'anime di almeno a ricordo l'anime di Lady Oscar è un po' Mila e Shiro, non so se sono solo io che è un po'... Beh sì, la timeline è quella, perché molto, quindi il gusto e l'estetica è quella. Mila e Shiro, però... oddio, Mila e Shiro forse viene un po' dopo, siamo già negli anni 80 Mila e Shiro più o meno, sì.
Però Lady Oscar, effettivamente. Lady Oscar, ma poi Renzi la strega, Il Giglio Nero, mi pare che si chiamava quest'altra opera ambientata nella Francia della Rivoluzione, una cosa del genere, Il Tulipano Nero, una cosa del genere, vabbè. Quindi, cioè, stiamo proprio, ma anche per esempio Sandy, Bell, Nana, tutte queste cose qua, siamo proprio nel pieno dello shoujo classico, cioè questo qui inizia proprio per davvero lo shoujo manga, l'anime praticamente, lo shoujo per quello che è conosciuto, da questo momento qui, perché poi abbiamo appunto Giorgi, Candy Candy, Il Poema del Vento tra gli Alberi, sono tutti figli di questa generazione di mangaka, no? Cioè, mentre prima era tutto molto più acerbo, era molto tutto più maschile ovviamente, negli anni 70 per davvero abbiamo le mangaka. Quindi vediamo appunto perché dici mi piace di più, perché il tratto è più dolce, più aggraziato, è più curato, proprio perché si faceva proprio attenzione nel dire sì, dobbiamo farle carine, ma carine forte, capito? Quindi la spilletta e il ricciolino e tutto quanto deve stare on point, perciò abbiamo proprio veramente... Poi vabbè, figuriamoci quella di Oscar, ciao! Cioè quella proprio è la Tezuka al femminile dello shoujo manga, perché ha proprio riscritto i canoni visivi del manga con tutti i suoi, no, le inquadrature, la regia, anche se devo dire che vedendo le tavole, che non so se... pubblico non le vedrà, però le tavole del manga di Bia, ma è fatto molto bene, cioè si vede proprio che abbiamo superato l'epoca di Tezuka e siamo appunto sotto l'influsso della, non mi ricordo come si chiama quella di Candy Candy, però vabbè, metto qualcuno a schermo così vedono, sì, e quella della non quella del Kevin, no, no, però quella dei tentacoli, che non va bene, guardate che bella la regia. Cioè, è molto dinamico per essere uno shoujo manga, non è statico, non è che una... non te lo fa intendere, te lo fa proprio vedere quello che succede, l'azione, no? Che lei combatte contro sto mostro, c'è. Quindi è molto, registicamente parlando, è molto interessante per essere uno shoujo manga. Anche il taglio del naso della tipa che c'era nella vignetta in basso mi ricordava molto tezucchiano, diciamo. Però sì, no, infatti, cioè questo si vede che c'è un dettaglio nel tratto, si vede che comunque non siamo più all'infantile del fumetto giapponese, che stanno iniziando a anche sperimentare, secondo me, perché anche il fatto di questo simile tratteggio spugnato dietro è interessante nel suo. Però sì, no, in generale è piacevole. È piacevole nel suo, molto più... mi viene da dire un aggettivo che potrebbe sembrare strano, molto più stabile, molto più presente. Sembra meno serie B. Sì, sì. Ecco, cioè qui è quel momento in cui appunto sono... è come se la qualità della produzione tra l'anime e il manga fosse andata in paro. Anzi, devo essere onesto, qua iniziamo pure a avere un lieve calo della qualità dell'animazione, perché se vedete Bia, la sfida della magia, è quell'animazione proprio anni 70, cioè avete presente tipo l'uomo tigre, no? Con quei quattro frame ripetuti all'infinito, super scattosi, ecco, quindi... Questo era il mio uomo tigre. Qua era super creepy, eh? Mo' perché Dennis ha preso queste immagini qui, ma Bia, la sfida della magia, era... un po' insolito rispetto agli altri, perché è super super inquietante, cioè non era un anime sereno, già il manga si vede che è più comico, è più tondeggiante, è più friendly, ma l'anime era una roba che metteva un po' tipo ora horror. c'erano dei passaggi che non definirei horror, ma che erano inquietanti proprio perché lei doveva nella storia Bia e quest'altra ragazza dalla pelle e dai capelli azzurri, che è l'antagonista, non mi ricordo come si chiama, si devono sfidare per volere della regina del mondo, tipo dell'aldilà, una cosa del genere, per stabilire chi tra le due sarà la sua erede, quindi chi delle due deve diventare regina del mondo della magia. E ti posso dire, quella dai capelli blu non è che è cattiva, però è cattiva, cioè gli fa delle cose molto inquietanti il più delle volte, è proprio una sfida che non
L'ho notato dai non è esente, non è esente anche da colpi bassi, da cose del genere, no? Quindi è, vedendo il cartone animato io da bambino mi metteva inquietudine. Io non lo guardavo volentieri o con serenità, proprio perché metteva paura sotto certi aspetti. Allora, in maniera molto molto soft, non era paragonabile, però si respirava la stessa atmosfera di, oddio, Bam, il re dei mostri, cioè il bambino mostro. Carletto, se non mi sbaglio, l'avevano tradotto in italiano. Carletto era Doraemon. No, no, no. Gli avevano dato un nome stupido in italiano, mi ricordo. No, si chiama quello... tipo Bam, aspetta. Bam il mostro umano. Bam il mostro umano è il nome della serie, che metteva una paura fottuta. Ah no, non era quello che parlavo io, era un altro. Quell'anime metteva veramente paura, Bam il mostro umano. Ecco, e Bia aveva delle reminiscenze a volte di quel tipo di inquietudine che ti sapeva instillare quest'altro anime qua. Mi ero confuso con Carletto il principe dei mostri. No, beh, ma Carletto è tipo Doraemon, è super codomo. Sì, lo so, ma non era neanche quello che intendevo. Ne hanno fatto di recente su Netflix una serie che è il sequel praticamente di quello che stavo parlando, ma non mi ricordo mai il titolo. Vabbè, fa niente, è tanto fuori tema, non è un problema. E anche volendo, mi viene in mente ora. No, ma infatti no, è particolare, comunque particolare come cosa, perché anche l'unione di come si dice, horror e shoujo, si era poco utilizzata, l'ho vista forse in un paio di opere nella fascia di anni di questo frangente qua, quindi... Perché su Twitch la telecamera sta esplodendo? Lo sto vedendo io. È passato tutto. C'era e te non c'eri, ero frizzato, quindi era bellissimo. Ok, comunque. So perché. Avevo messo a schermo intero per sbaglio una scheda. Ah, ok. No, è questo, particolare, è anche il tratto per riempire, interessante, viene molto utilizzato poi per opere molto più in là, effettivamente, negli anni è molto più comune vederlo che non effettivamente in questi anni, quindi carino. Io non ho nient'altro da dire, comunque, se non era ovvio. Non so se Giorgio che ha anche altro da... No, io dico solo una cosa, notare come l'età della protagonista si inizia proprio ad impennare, ad alzare. Bia non è una bambina, già è una tredicenne, quattordicenne, quindicenne, quindi siamo nell'età delle medie, / liceo, proprio donnina, ok? Non sono più queste bimbe proprio piccole di 6, 7, 8 anni, come vedevamo delle opere precedenti. Si alza il livello, ma infatti le di Oscar sono tutti adulti praticamente, cioè voglio dire, ma anche Candy è una bambina quando inizia, ma poi cresce durante tutto il manga fino a diventare una donna e passa la guerra e passa ogni cosa terribile possibile e immaginabile. Quindi è interessante vedere proprio come ovviamente le bambine nate nel decennio prima, che erano, avevano 10 anni nel decennio di Tezuka, adesso sono ventenni, e in un certo senso c'è questo gusto che le sta accompagnando nella crescita, e quindi in generale si innalza l'età generica del manga, per poi riabbassarsi il decennio dopo, no? Perché poi negli anni '80 abbiamo la nuova wave delle Majoko di Studio Perrault, che sono bambine di 10 anni che diventano tutte diciottenni, sedicenni quando si trasformano, no? Quindi ecco, è interessante vedere come lo shoujo anni 70 mostra una faccia molto più matura rispetto a quello degli anni 60 o degli anni 80, no? Sì. Basta, abbiamo finito. Abbiamo fatto tutti i manga Majoko di 20 anni, dai, in 2 ore, non è male. Vabbè, perché quelli veri proprio rilevanti... No, li abbiamo fatti tutti. Li abbiamo fatti tutti, non ce ne sono altri.
Urrà. Scusa, un secondo solo. Perfetto. Va bene. Quota di disturbo andata. Io vi ringrazio per la chiacchiera. Ringrazio come sempre gli ospiti, tranne Magico Magico Sania. Ma no! Lui non lo ringrazia. Bullismo. Infatti, vorrei mangiare le verdure. Settimana prossima, Disney. Non so neanche dove siamo arrivati. Ah, siamo arrivati a quel film. Hercules. Siamo arrivati a quel Ah, film. davvero. Quindi, Dinosauri. dinosauri. No. Quindi settimana prossima se canta gospel, ve lo diciamo. Settimana. Sì, non vedo l'ora, infatti, è tra i Facciamo miei proprio quegli preferiti. acutoni tipo. C'è una scusa per rivederlo. Già. Esatto. Bene, basta. Buona serata a tutti, alla prossima. Bye bye. Bye bye. Ciao ciao. A tutti, ciao belli, ciao.